grande orgoglio da parte di Regione Puglia per questa presenza alla 58esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia, perché tra i 32 eventi collaterali della Biennale ci siamo noi, c'è la Fondazione Pascalio. La Biennale di Venezia è un'occasione straordinaria per la Puglia per far conoscere il talento artistico di un grande personaggio, Pino Pascali, ma anche per presentarsi come Casa Puglia. Una sinergia tra tutte le partecipate di Puglia per promuovere l'arte e la cultura. L'evento è un qualcosa di importante per noi e per la Fondazione perché segna un momento di grande crescita per la nostra comunità. La Fondazione Pascali riporta Pino Pascali a Venezia dopo 50 anni. La sua assenza infatti è raggiungibile indietro nel tempo al 68, quando Pascali espone alla Biennale di Venezia con una mostra che poi vince il premio per il miglior stand della scultura a Venezia. Questo corpus importante che abbiamo acquisito di 160 scatti, abbiamo attraverso appunto lo sguardo dell'artista sbirciato nella sua produzione. Alcune immagini diventano proprio degli indizi progettuali relativi alla realizzazione matura delle opere che Pascali realizzerà. Ci sono delle aree tematiche, ci sono le cose d'acqua, c'è il ritorno alla terra, all'infanzia, moduli e geometrie, tutta una serie di aspetti che hanno interessato costantemente l'attività scultorea di Pino Pascali. Portare a confronto, a contatto diretto, la produzione delle sculture e quella che è tutta la ricerca, lo studio preparatorio, l'indagine e la visualizzazione precedente. Entrare davvero nella sua immaginazione, nella sua mente, nel suo cervello. Molto raffinata, leggera, con delle novità anche, perché molte opere sono proposte dopo anni e anni di chiusura in depositi. Per esempio abbiamo le botole e altri lavori in corso che proponiamo dopo circa 15 anni, dopo un attento restauro, oppure la ricostruzione della balena che anche questa viene vista dopo tanti anni. Siamo contenti di essere stati coinvolti per omaggiare la figura di Pino Pascali in questa casa stupenda, in questo palazzo meraviglioso qui a Venezia. Il Teatro Pubblico Pugliese sarà coinvolto il 25 luglio con uno spettacolo dedicato alla figura di Pino Pascali con protagonista Vito Facciolla. Di ballo i musicisti della Notte della Taranta portano qui una coreografia ispirata proprio alle opere di Pino Pascali, in particolare alla fotografia che ritrae due uomini con corde e ai pescatori che segnano il ritorno di Pino Pascali alla terra. La coreografia termina naturalmente con La vedova blu di Pino Pascali.